Come ti chiami? Da dove vieni? Quanti anni hai? No, mi chiamo Dan e vengo dal Congo e ho 13 anni. Quale classe frequenti? La seconda media. A quale età hai lasciato il tuo paese? Quando avevo 10 anni ho lasciato il mio paese. Hai avuto paura di affrontare il viaggio per l'Italia? No, non ho avuto paura. Non solo, cioè, non ho avuto paura perché, cioè, conoscevo già, sapevo già viaggiare da solo, andavo tipo ai campeggi con gli amici, lontano anche da casa, quindi non avevo paura. Qual è stata la tua reazione quando hai saputo che avresti dovuto lasciare il tuo paese e trasferirti in Italia? Mi è piaciuto perché c'era qua mia madre e da 3 anni che non lo vedevo, quindi volevo vederlo e ero entusiasta di venire qui in Italia. Cosa avresti potuto portarti in Italia del tuo paese e non l'hai potuto fare? Gli amici. Volevo portare i miei amici, però non potevo portarli, tutta la mia famiglia che è rimasto là. Tutti i miei cugini, cioè tutta la mia famiglia volevo portare, però non ho potuto. Però quando dentro a grande ritornerò là e cioè così li vedo come stanno e così siamo di nuovo in famiglia. E chi hai lasciato nel tuo paese? I nonni, i cugini, dicevi? Chi altri? E poi se vivevi in un piccolo centro o in una città? No, vivo nella capitale, sto nella capitale, sono nato là e ho sempre vissuto là. Ho lasciato, cioè, qua in Italia siamo solo io e mia madre. Puoi raccontarci un ricordo in particolare del tuo viaggio? Perché quando sono venuto in Italia ho preso l'aereo, quindi era la prima volta che prendevo un aereo, però... Cioè, ero un po' emozionato, però cioè, l'ho superato e ci hanno accolti bene in aereo e ci hanno detto di non avere paura, cioè il viaggio sarà andato bene e poi tutto il resto. Qual è il tuo primo ricordo dell'Italia? Il mio primo ricordo in Italia era il mio primo giorno quando sono andato all'oratorio, in cui cioè, mi avevano tutti accolti, abbiamo fatto una festa e tutte le altre cose. In quale parrocchia sei stato accolto? Qui a San Saturnino. Com'era la tua vita nel tuo paese? Era bello, cioè, mi divertivo. C'è anche magari le sofferenze che ci stanno, le guerre e tutto il resto, cioè stavamo bene e cioè, vivevamo tutti bene, la mia famiglia stava bene, quindi non c'era niente di male. Cosa è che ti manca più del tuo paese? La cosa che mi manca del mio paese è la mia scuola. Quali sono le persone che ti hanno aiutato a lasciare il tuo paese per raggiungere la mamma? Le persone che mi hanno aiutato è stato mia madre e il suo fratello che mi hanno aiutato a fare tutto per venire qua in Italia. E qui, quali persone ti hanno aiutato, ti stanno aiutando in Italia? Qua mi stanno aiutando molte persone, tipo Bianca e tante persone, veramente tante. E mi aiutano per la scuola, per le cose sportive, tutto per l'oratorio, per il catechismo e tutto il resto. Cos'è cambiato di più della tua vita da quando sei in Italia?
Non è cambiato niente, cioè a parte che cioè, in Como si esce molto di più, cioè i bambini hanno più libertà, cioè che possono già uscire per 10 anni già da solo e fare andare con gli amici e fare cioè c'è più libertà rispetto in Italia, cioè libertà di camminare da soli e andare ovunque. Sei contento di vivere a Roma, anche se la tua vita si svolge diversamente da prima? Sì, sono contento di vivere a Roma, perché è una bella città e cioè, mi piace tutto di Roma. Una cosa positiva e una cosa negativa che hai notato a Roma? Una cosa negativa che ho notato a Roma, cioè ci sono troppi cani e a me non mi piacciono i cani. E la cosa bella è che tutte le persone sono gentili, cioè, e pensano sempre agli altri, non pensano mai, cioè non pensano anche a loro, però pensano anche agli altri. Che sport fai? Faccio calcio. E ti sei ambientato bene nel gruppo? Sì, mi sono ambientato bene perché già conoscevo altre persone quando andavo a scuola e quindi già ci conoscevamo. Fai altre attività oltre alla scuola? Oltre a scuola e calcio? No, faccio niente. Come trovi a scuola? È difficile? Anche lì, insomma, ti danno una mano qualcuno? No, a scuola mi trovo bene, a parte la difficoltà della lingua e basta, però mi trovo bene con gli amici, con i professori e tutta la scuola. Cosa sogni di diventare da grande? Io... sono di diventare un calciatore. Senti, e sogni di rimanere, cioè sogni di tornare nel tuo paese o ormai la tua terra è l'Italia? No, sogno di tornare nel mio paese, di vedere per un'altra volta. No, di sì, questo, ma proprio di stabilizzarti nel tuo paese o di rimanere in Italia? No, faccio tipo le vacanze là, vado e torno. Ah. Però, cioè... penso che il mio posto sarà qui in Italia, però farò un po' di vacanze là per stare con loro, per aiutarli e fare, cioè, e stare con la mia famiglia. Che lingua? Si parla lingala. La lingua si chiama Lingala, però ci stanno molti dialetti, tante dentro il paese, e sono tutti diversi. Ci dici ciao nella tua lingua? Bote.